26 persone leggermente intossicate, il bilancio di un incendio doloso che la notte scorsa intorno alle 3 ha interessato il vano ascensore di uno stabile di via Rito Sparto al civico 15 nel quartiere San Donato a Pescara. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del vicino comando di Viale Pindaro che, unitamente agli agenti della Polizia di Stato, hanno prontamente provveduto a domare il rogo e a far uscire le persone dalle case e in particolare alcuni anziani con problemi di deambulazione. Anche 4 agenti sono stati medicati sul posto per una leggera intossicazione, mentre un vigile del fuoco ha riportato un trauma ad un ginocchio. Il personale della Misericordia ha poi allestito un tendone di primo soccorso. Secondo le prime indagini, l'incendio sarebbe di origine dolosa. 2 settimane fa, in via Lago di Capestrano, il blackout della cabina elettrica aveva provocato, sempre a Pescara, un incendio in una palazzina dove rimasero leggermente intossicati alcuni inquilini. Individuati e denunciati dalla Digos di Pescara, i 2 giovani ritenuti responsabili dell'aggressione a sfondo neofascista avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 maggio davanti ad un circolo Arci di Pescara Vecchia. Si tratta di un 24enne ed un 25enne che vivono rispettivamente nel capoluogo adriatico e a Silvi. I 2 che al momento sono indagati per lesioni, secondo gli accertamenti, appartengono all'area di estrema destra. Gli uomini della Digos di Pescara sono arrivati a loro ricostruendo quanto accaduto, non solo grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, ma anche attraverso l'ascolto delle 2 vittime e dei testimoni presenti. Questa mattina, su delega del procuratore aggiunto Gennaro Varone, la Digos ha eseguito una perquisizione domiciliare in casa dei 2 giovani a Pescara e a Silvi. Si è proceduto al sequestro di materiale d'aria, tra cui libri e documenti su fascismo, nazismo, Mussolini ed Hitler, e di una mazza. Non è mai troppo tardi, questa è la frase che più di tutte fa tornare alla memoria il professor Alberto Manzi, un ricordo ancora vivo nel cuore degli italiani, sia nella società civile sia nel mondo scolastico. Proprio per questo, a 20 anni dalla morte, l'Istituto Comprensivo di Torre dei Passeri ha intitolato il proprio complesso didattico al pedagogista che con la sua trasmissione televisiva riuscì a far prendere a quasi 1,5 milioni di concittadini la licenza media alla fine degli anni 80. Non è mai troppo tardi, venne ideato come reale strumento di aiuto alla lotta all'analfabetismo. Il format riproduceva in TV delle vere e proprie lezioni di scuola primaria con metodologie didattiche estremamente innovative, specialmente per quell'epoca.